tutti! Benvenuti all'episodio speciale di oggi su cibo e viaggi, dove facciamo una pausa dalla nostra vita frenetica per conoscere le meraviglie della cultura italiana dell'interno. Mi chiamo Maria Ferrari, sarò il vostro conduttore. Ho qualcuno di speciale oggi. Gestisce un famoso ristorante di famiglia che ha vinto decine di premi. Oggi ci stiamo sintonizzando in diretta con il nostro buon amico Giuseppe Romano. Facciamo un applauso. Siamo video chiacchierando lui al suo ristorante ora. Ci sei? Giuseppe? Ci sei? Sì, sono qui, sì. Ciao Giuseppe! Sì, grazie per avermi, sì. Parlami del tuo ristorante. Come è iniziato e come è diventato un tale successo, soprattutto per i turisti? Sì. Ah, sì. Mio nonno ha iniziato il ristorante molti anni fa. È iniziato come un buco nel muro, ma lui e mio padre hanno trasformato in un business di successo. Ora è il lavoro della nostra famiglia, tutti sono coinvolti in qualche modo, anche i miei figli, così per molte famiglie in Italia, specialmente nel sud. Penso che il nostro ristorante abbia un tale di successo a causa della qualità del cibo sì, e del servizio che forniamo. Trattiamo i nostri ospiti come se fossero parte della famiglia. Ora è una destinazione turistica preferita. Se mio nonno fosse qui oggi, sarebbe molto orgoglioso del nostro successo, sì. Quindi ora sei il capocuoco Guisto. Come hai imparato a cucinare? Ah, sì. Mia nonna mi ha insegnato come cucinare. Infatti, cucinavo tutto quando il ristorante è iniziato. Se non fosse lì, mio nonno si sarebbe perso. Sfortunatamente lei non è qui con noi, ma penso che sia stata la migliore cuoca che abbia mai conosciuto. Spero che un giorno posso fare il cibo con lei. Quali tipi di piatti tu servi al tuo ristorante? Sono tipici della regione di Napoli? Ah sì, tutto il nostro cibo è tipico della cucina di Napoli e della regione. Cuciniamo con ingredienti rurali come pasta, verdure, formaggio. Usiamo spesso melanzane, zucchine e pomodori. Infatti, la campagna è il luogo dove il pomodoro è stato introdotto per la prima volta in Italia. Facciamo anche molti piatti a base di pesce perché siamo così vicini al mare. Ovviamente facciamo la pizza perché la pizza è nata a Napoli. La prima pizzeria al mondo ha aperto e che io sappia esiste ancora qui. Mio nonno sperava sempre che un giorno la nostra pizza sarebbe stata buona come la loro e credo che abbiamo raggiunto questo obiettivo, sì. Descrivi il vostro piatto preferito. Ah! Oh. Il mio piatto favorito è la pasta alla genovese. È un piatto ricco di cipolle con carne e vitello. Viene cotto lentamente per ammorbidire e ammortizzare le cipolle. È speciale per la regione Campania ed è uno dei piatti più popolari nel nostro ristorante. Cosa vedi in futuro per il tuo ristorante? Il nostro ristorante è cresciuto molto da quando abbiamo iniziato. Quando ero vivo, mio nonno mi aveva promesso che avremmo fatto un tour gastronomico italiano per imparare come migliorare il nostro cibo. Sì. Non abbiamo mai avuto la possibilità di andare prima che morisse. Invece parteciperò a questo tour con mio figlio. In modo che possa conoscere la migliore cucina italiana. Dopotutto, un giorno si occuperà degli affari, sì. Inoltre
voglio espandere il business e rendere più grande la nostra posizione. Sì, qui. Ti piace chiaramente mangiare? Qual è l'ingrediente segreto nei tuoi piatti che li rende così buoni? Sì, te lo dirò, sì. L'ingrediente segreto dei miei piatti è l'amore, sì. Va bene. Ora è il momento di mettere le vostre abilità di cottura alla prova. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sofia Rapino e stai guardando il Rapporto Rapino. Oggi abbiamo un ospite molto speciale, è una cantante conosciuta in tutta Italia e all'estero, famosa per le sue canzoni di successo, Amo me stesso, Fare soldi e tanti altri. Facciamo un applauso per Chiara Casali, sì. Adoro quel vestito, dove hai preso? Oh, non è terribilmente in stagione, ma ho pensato che potessi funzionare per un bel brunch fuori. Ho comprato questo proprio in fondo alla strada dal mio appartamento ad un corno in Milano. Mi sentivo un po' già stressata. Oh, un piccolo Gucci non fa mai male a nessuno. Che tu sappia, quali sono le attuali tendenze del modo in Italia? Hai stile o marchi preferiti? Ho scoperto che poiché è primavera, tutti indossano verde e giallo vibrante. Penso che ci sia la tendenza denim in giro anche. Se il tempo continuasse a essere soleggiato, penserai a un'estetica greca. Sì. Alcuni marchi di abbigliamento che preferisco sono Gucci, come ho detto, ma anche Prada per le scarpe, sì, e Diesel per vestiti giornalieri. Non credo che Diesel sia buono perché è troppo economico. Gli abiti costano solo 200 a 400 euro? Sì. Credo che Diesel abbia promosso bandana e modelli di festival americani. Non sono molto esperto su questo. Sì. Si direbbe che la scena della moda è migliorata dall'anno scorso, sì? Non parliamo di più. Promesso tema! A proposito di tappeti rossi e nuove uscite, il tuo album scenderà presto. Cosa distingue la
tua musica italiana dalla musica di altri paesi? L'italiano è una lingua molto romantica. Oh, sì. Avresti pensato che la musica americana fosse più sensuale con i suoi testi sensuali, ma non è così. Sì, sì. In realtà, trovo che sia disgustuosa. Sì. Vi innamoraste della musica italiana se ascoltaste le voci di Bocelli e Laura Pausini. Sì, sì. La musica italiana ha qualcosa per ogni umore. Sì, pensi che la tua musica sia influenzata da artisti americani in Los Angeles? Se sì, in che modo? Scusa, ma non hai sentito che cosa ho appena detto? Penso che tu sappia che mia musica è unica e individuale per me, grazie. Sì. È come se non mi ascoltassi. Sì, sì. Hai lavorato con altri artisti famosi? Ho eseguito a Miami, noto anche come musical importante a Milano. Come sai, ho cantato un pezzo con la tent per i vari lo spettacolo. Poi un duetto con Germano prima di esplodiare il mio solo. Sì. Anche se sei giovane, ti comporti come se fossi nel settore dei molti anni. Come gestisce tutta la fama e l'attenzione in modo che è così maturo? Non mi piace che sia sempre considerata giovane. Come se io non sapessi nulla. Se ti devo dire la verità, è solo un cliché. Sì, allora grazie per...